Allora, ci sono esattamente 5 oggetti di cui ormai io non posso proprio più fare a meno, perché mi hanno svoltato la vita da quando li ho introdotti nel mio guardaroba o comunque diciamo tra i miei oggetti moda, chiamiamoli così. Oggi voglio condividerli con te proprio perché secondo me possono essere una grande rivoluzione. Nel caso non mi conoscessi, io sono Sara e sono una fashion stylist e una consulente d'immagine. Iniziamo subito e partiamo da loro, ovvero le classicissime grucce. Prima di queste grucce io avevo tantissime grucce in plastica spesse che mi occupavano davvero tantissimo posto. Io ho un armadio piccolino, quindi l'organizzazione è essenziale. Queste grucce in velluto sono fenomenali. Io ho questo tipo qua, quindi con la possibilità di appendere anche i pantaloni volendo o le gonne, e questo qua invece, che è proprio quello classicissimo, perfetto per camicie, magliette, bluse, ma anche maglioncini, tutto. Questo lo utilizzo anche per i cappotti, quindi quelli che hanno bisogno di un pochettino più di sostegno. Sono delle grucce favolose, ti lascio il link nell'info box, io le ho acquistate su Amazon. Sono belle perché essendo di velluto i capi non scivolano, inoltre appunto sottilissime, quindi occupano pochissimo spazio e sono davvero fenomenali. Io le utilizzo da tantissimi anni, non mi si sono mai rotte, ne ho acquistate e la svolta. Sono molto belle sia per appunto salvare spazio all'interno del nostro armadio, ma anche per un fattore estetico, perché tutto sarà molto più sistemato, molto più in ordine. Ci sono diversi colori, anche bianche. Tra l'altro, lo sai, vero, che se hai bisogno di riorganizzare il tuo guardaroba e di capire come sistemare ciò che possiedi, puoi chiedere una consulenza con me. Sul mio sito trovi tutte le info riguardo i servizi che offro, ti lascio nell'info box tutti i link. Il secondo oggettino di cui ti parlo, secondo me te lo avevo già fatto conoscere, ma non ne ho la certezza, è il bioadesivo. Io ho questo qua, utilizzo questo da tantissimi anni e per me è davvero una salvezza. Io lo utilizzo quando ho dei vestiti con delle scollature profonde o comunque tutti quei capi che hanno un tessuto molto leggero, che non sta al loro posto, che si sposta continuamente, insomma. In quei casi veramente questo salva la vita, perché altrimenti devi stare tutta la sera o tutto l'evento, l'occasione a tenerti qua, a toccarti, insomma non è bello. Invece il bioadesivo salva. Questo mi piace perché comunque resiste tanto, non c'è il pericolo che durante la serata si stacchi. Certo, è un pochettino, attacca bene, quindi se hai la pelle molto sensibile non so se consigliartelo. Io questo lo uso appunto per me stessa, ma lo consiglio anche a diversi clienti che si sono sempre trovati benissimo, e anche sui set fotografici per esempio è sempre molto utile. Poi una new entry nel mio armadio da qualche mese ormai è proprio questa, ovvero il leva pelucchi elettrico. Fenomenale, questo è della Philips, acquistato sempre su Amazon, e me ne sono innamorata, nel senso che l'ho acquistato un po' così, aspettandomi che non funzionasse troppo bene. In realtà anche questo fa il suo lavoro in una maniera incredibile, mi ha salvato tantissimi maglioni che non pensavo fossero salvabili. Certo, devi stare un pochino là a avere un po' di pazienza, però veramente poi sarai soddisfatta del risultato. Quindi anche questo consigliatissimo, un prezzo davvero modico, alla portata di tutti, e va a batterie, quindi questa può essere un po' la scocciatura che non si ricarica, però comunque vale la pena averlo, ecco. Io solitamente prima non utilizzavo nulla del genere, avevo sempre paura di prendere qualche prodotto che poi andasse a rovinare, e questo invece secondo me è molto valido. Oltre al levapelucchi elettrico, mi raccomando di tenerti sempre a portata di mano anche il levapelucchi classico, quello con l'adesivo, proprio perché è fondamentale sia se si hanno gatti, cani, animali in casa,
ma anche per i peli dell'aria, soprattutto se indossi cappotti scuri che catturano molto appunto i pelucchi, quello è fantastico e da avere, passarselo sempre prima di uscire. Poi ti sorprenderò, ma io devo sempre avere a portata di mano almeno due elastici per capelli. Il loro utilizzo però non è quello classico, infatti io li utilizzo sempre sopra la manica delle giacche. E questo è utilissimo quando le giacche presentano delle maniche troppo lunghe. Ti lascio un video qua in cui ne parliamo insieme, ma appunto quando ho questi blazer con maniche chilometriche, magari non ho fatto in tempo a portarlo alla sarta o non posso accorciarli perché hanno i bottoncini e mi dispiace toglierli, insomma, per un fatto estetico, l'elastico salva davvero il look, perché avere una manica lunga è brutto. Non ci vuole niente a tirarla su con un elastico per capelli e vedrai che l'effetto è subito molto più bello, slancia la figura e sicuramente valorizza maggiormente. Mi raccomando di scegliere elastico ovviamente del colore più vicino alla giacca, al blazer o a una camicia per esempio anche, perché ovviamente può capitare magari che si veda. Teoricamente l'obiettivo è quello di non mostrarlo, quindi l'effetto deve essere molto naturale, però nel caso si veda, ecco, se abbiamo una giacca beige magari compriamo un elastico marrone, beige, se abbiamo una giacca nera andiamo con l'elastico classico nero, blu, lo stesso, insomma. Cerchiamo anche di fare le cose fatte bene. E poi l'ultimo salvavita è questo, ovvero lo steamer verticale, che io utilizzo da tantissimi anni. Io questo qua sempre acquistato su Amazon, però tanti anni fa, e secondo me infatti non c'è più perché te l'avevo già cercato. Mi sa che non lo producono più, però insomma ce ne sono tanti altri molto simili. Questo è fantastico perché nel momento in cui non ho voglia di accendere il ferro da stiro e ho delle pieghe non troppo marcate sui vestiti, questo lo attacco alla corrente, in 2 minuti esce il vapore e mi stiro tranquillamente i miei capi. Questo in realtà ce l'ho perché lo utilizzo molto sui set fotografici durante gli shooting, però devo dire che ultimamente me lo porto anche a casa dei clienti perché vedo sempre che magari hanno dei vestiti molto molto piegati e non si capisce come sta una volta indossato, quindi con questo, senza che andiamo ad accendere il ferro, con questo veramente in 2 minuti risolvi il problema. E poi io personalmente appunto lo stesso discorso, quando non ho voglia di andare a fare la stiratura più complessa e più precisa, questo è veramente utile, quindi te lo straconsiglio perché è tra i miei must. Ed ecco quindi i miei 5 oggetti salvavita, quelli che ormai si rivelano fondamentali avere sempre a portata di mano. Fammi sapere tu se hai qualcosa del genere, se anche tu condividi questi must have. Io ti ringrazio tantissimo per aver seguito questo video, come sempre ti ricordo di lasciare un like e di iscriverti al canale e noi ci vediamo al prossimo.